oltre a questo. Sì, allora, adesso far tornare alla memoria le cose che abbiamo fatto. Dunque, vabbè, noi a novembre, per noi è il mese dedicato alla violenza. Sapete che il 25 novembre è la giornata internazionale, quindi per noi il mese di novembre è il mese in cui ci concentriamo su queste attività. E quest'anno che cosa abbiamo fatto a novembre? Abbiamo fatto degli interventi nella scuola media e nelle scuole materne, addirittura all'interno della settimana della gentilezza, ovviamente con interventi appropriati. Abbiamo parlato di violenza con i bambini delle scuole materne, ma ci siamo limitati a fare delle letture dove il tema era quello della gentilezza e dell'amicizia tra bambini. Abbiamo fatto invece degli interventi interessanti all'interno dell'omnicomprensivo con tutti e tre gli istituti superiori, quindi col liceo e con due, perché adesso c'è il Falcone Righi e il liceo Vico. Abbiamo incontrato i ragazzi, abbiamo proposto loro un libro che è stato letto e l'abbiamo poi discusso insieme. Loro hanno realizzato degli elaborati, dei disegni piuttosto che dei testi che poi sono stati raccolti e hanno fatto un calendario. E c'è stato poi un momento di esposizione nell'atrio dell'istituto di materiale informativo e noi eravamo presenti comunque per parlare con i ragazzi e le ragazze. E questo intervento che facciamo a novembre da un po' di anni è particolarmente importante perché si sta rivelando fruttuoso, perché adesso sono i ragazzi che a febbraio, nel corso dei loro momenti di autogestione, ci vengono a cercare, è successo già l'anno scorso, è successo di nuovo quest'anno, perché andiamo a tenere delle conferenze, a fare dei momenti informativi insieme a loro sulle tematiche legate proprio alle differenze di genere. L'anno scorso abbiamo parlato del corpo delle donne e dei messaggi sessisti legati alla pubblicità e quest'anno invece il lavoro sarà, su richiesta loro, un ritornare al femminismo per parlare proprio del discorso dei diritti delle donne e della conquista dei diritti. Questo discorso legato ai diritti lo riprenderemo molto probabilmente, ci stiamo lavorando proprio in questi, abbiamo appena incominciato, a marzo. L'8 marzo noi non facciamo un momento di festa perché comunque partecipiamo alla manifestazione a Milano, per giunta è l'8 marzo il compleanno dell'associazione che è nata appunto l'8 marzo di ormai 5 anni fa. E faremo entro la fine di marzo invece una serata in cui presenteremo un lavoro sui diritti, partendo dal diritto al lavoro, ai diritti di nuova generazione, ai diritti conquistati e che a volte a fatica vengono mantenuti, a volte anche persi, diritti di nuova generazione, insomma questi sono insomma, i momenti più vicini. Volevo sapere della casa delle donne, avete delle case protette, avete modo di formazione? No, noi non lavoriamo direttamente nel centro antiviolenza. Noi il centro antiviolenza di Corsico, distrettuale, è tenuto dal CADMI di Milano, la casa delle donne maltrattate. Quindi le operatrici sono ragazze, sono donne che hanno fatto un percorso di studi e di formazione specifico. Noi supportiamo il loro lavoro proprio come sostegno nei momenti in cui ci sono difficoltà con le amministrazioni e ce ne sono state di criticità l'anno scorso perché non arrivavano i fondi, i comuni non volevano pagare, Corsico faceva gnò e quindi noi a pungolare i consiglieri perché facessero delle interpellanze, delle interrogazioni, insomma per mantenere viva l'attenzione del Consiglio Comunale su questo tema. E poi ci occupiamo di parlarne in giro, di fare promozione, di coinvolgere altre associazioni perché ci sia proprio una conoscenza e un approfondimento del tema nel territorio. Però noi non agiamo direttamente sulle donne che hanno subito violenza, non è il nostro compito. Se voi avete piacere possiamo mettervi in contatto col centro antiviolenza per organizzare magari un momento informativo, possono
venire loro qua o andare voi là da loro per saperne di più. Questo a loro fa molto piacere e sono molto disponibili. Sì, poi sì, ne sento io le donne che vengono a scuola anche da noi per le donne del carne le posso sentire io perché già le facciamo venire a scuola, il catalogo a scuola per le donne straniere per l'8 marzo, noi le facciamo venire il 5 perché facciamo scuola di lunedì, però sto prendendo proprio i contatti in questi giorni perché vengano a spiegarci, a raccontarci il ruolo del carne e della stanza dello Scirocco, che è proprio il luogo deputato, il centro che c'è a Corsico e che segue il territorio. La cosa che invece mi sentirei di proporre a voi è se vi sentite poi la parte appunto dei diritti che state elaborando, magari di venire più avanti qua a raccontarcela. Può essere anche che veniate voi la sera. Sì, allora io la proposta ve la faccio perché alcune di noi magari vengono lì, se però la riproponiamo anche qui probabilmente, se avete voglia e tempo, più avanti riusciamo a raggiungere più persone. Non è fatto, cioè l'invito è arrivato e verrà raccolto senz'altro, come mercoledì spero che un po' di gente presente oggi venga. Però se poi voi ve la tenete un po' in tasca questa cosa e più avanti, non so, durante il mese di aprile-maggio, venite poi qua con calma a riproporla, sicuramente ci saranno più persone per quella l'idea. Okay.